Prima di vedere questo video sappiate che ho fatto sia la recensione di Xenoblade 3 che un'analisi sulla storia e i buchi di trama di Xenoblade 3. Mentre se li avete già guardati, avete già giocato i giochi, bla 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 bla, restate qui per un'analisi approfondita del nuovo teaser. Sigla! Un saluto dal vostro Frankie di quartiere. Finalmente hanno mostrato il tanto agognato teaser dell'arco di storia finale di Xenoblade 3, quello che è compreso nel Season Pass. Come ci siamo immaginati, è ambientato al periodo dei fondatori, perché la scena di Xenoblade 3 che ci introduce i fondatori è monca, nel senso che ce li introduce, ci fa vedere quelle statue e poi non vengono mai più menzionati. Quindi in realtà era un bait per poter poi vendere il DLC. Una becera operazione di marketing che lascerà il gioco monco per chi non potrà comprare il DLC. Un'operazione che io condanno assolutamente. Ciò detto, però, ci fa piacere poter finalmente vedere la ragione per cui si chiama Xenoblade 3. Perché fino ad adesso il numerino 3 di fianco al titolo non era giustificato. Xenoblade 3 non parla né del seguito delle avventure di Shulk né del seguito delle avventure di Rex. È un mondo a sé, con dei personaggi a sé, ci sono dei cliché lontanissimi che praticamente sono disponibili solamente post-game di due personaggi di Xenoblade 1 e Xenoblade 2, che comunque poco ci azzeccano davvero con Xenoblade 1 e 2 nel contesto del 3, per cui per me questo si sarebbe tranquillamente potuto chiamare Xenoblade Gaiden, che sarebbe stato anche meglio. Ma finalmente almeno 10-15 ore di gioco con Shulk e Rex presumo che ce le daranno, e non solo, perché notiamo una figura molto familiare, una sagoma nera che però nera non è, ci fa intravedere che si tratta di Alvis, uno dei personaggi in realtà più importanti di Xenoblade 1, e a quanto pare è un nemico. E se dobbiamo fare uno più uno di tutti i Mebius che vengono mostrati in Xenoblade 3, mancava A. Per cui ragazzi, da Alvis ad A il passo è breve. Questo è un teaser che dura 30 secondi, ci possiamo concentrare sulle frasi pronunciate un po' da tutti, che però lasciano il tempo che trovano. Shulk domanda ad Alvis se questo è davvero ciò che vuole. Poi dice che quella è la macchina senza cuore. E Rex dice che passare attraverso di lui, inteso Alvis, è impossibile. Notiamo un Rex adulto, un Rex col pizzetto, con due spade, Pyra e Mitra. E questa cosa qui, ragazzi, è bella, ci piace. Un Rex dual wielding è figo, è molto figo. Però notiamo anche che Shulk ha un mantello che ci ricorda un po' quello di Danban. Questo è un piccolo elemento che sottolinea la crescita di Shulk. Adesso è lui l'eroe indiscusso, il veterano. Notiamo però anche un viso molto familiare, soprattutto per gli amanti di Xenogears, anche se è chiaramente un omaggio estetico e basta. Ovvero il figlio di N, il primo Vandam, che già dalla statua in-game si notava che avesse la stessa capigliatura di Fei di Xenogears. La coda dietro col ciuffettino in avanti. Ovviamente ragazzi, questo non è Fei, non sarà mai Fei, e Xenoblade, assolutamente. Il collegamento è soltanto un remind, è un cameo per far sorridere i fan di Xenogears. E a quanto pare, anche se noi non lo vediamo a schermo, starà parlando con N, dicendogli: non ti è bastato uccidere il nonno? Molto probabilmente il nonno è quella persona che si deve essere presa cura di Vandam quando N lo ha abbandonato nella foresta. Comunque ragazzi, io l'avevo detto al tempo che i protagonisti sarebbero stati loro, perché appunto quella scena delle statue era a sé, era una scena monca, non veniva mai più ripresa nel gioco ed era chiaramente un commercial per vendere il DLC. Come finestra di lancio ci hanno detto un generico 2023, fine 2023, quindi insomma non possiamo ancora saperlo, lo sapevamo già, quindi non è nulla di nuovo. Io penso che potrebbe uscire verso luglio-agosto, sono curioso, ammetto che sono curioso. Resto arrabbiato e deluso per quello che è stato Xenoblade 3, ma magari questo DLC potrebbe mettere un'ottima toppa sul prodotto e ridargli un po' di lustro che si meritava, perché io non mi aspettavo assolutamente uno Xenoblade 3 come quello. Ci ho detto ragazzi, appena avremo altri aggiornamenti, chiaramente torneremo a parlarne. Vi ricordo che sto giocando Hogwarts Legacy sulla piattaforma Viola. Se il gioco non vi convince, passate a guardarmi, perché senza voler fare torto a nessuno,
penso di essere uno dei pochi che lo gioca e lo critica con onestà, anche se devo essere sincero che per ora il gioco mi sta piacendo. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Abbaio!